Domanda di lavoro a una prima donna. 9 agosto 2009, Montichiari. Aldo Busi, all'attenzione di Carla Bruni Sarkozy, Palazzo dell'Eliseo, Parigi. Riferimento, domanda di assunzione. Gentile signora, per apprezzare una prima donna bisogna capire la donna di prima fino a sentire nella sua femminilità in fermento la propria a bocce ferme. E io la sento. La porto in seno come se l'avessi allattata io e ora a mammelle e altre frattaglie vizze vorrei ricongiungermi alla mia poppante migliore. Magari il mio nome le dice qualcosa, magari no, magari questa mia lunghetta letterina non le arriva neppure, anche se so che qualora le arrivasse lei è troppo spiritosa per non rispondermi. Vengo al dunque. Vorrei lavorare per lei, il che significa che vorrei lavorare per il governo francese attraverso la sua première dame. La mia è una vera e propria fuga di cervello. Immagino che, se mi metto al suo posto, mi piacerebbe assai avere qualcuno di cui fidarmi quasi ciecamente. Un factotum dotato di astrazione intellettuale quanto di senso pratico. Infine, le metto a disposizione l'intelligenza più brillante e più civile prodotta dal suo se stesso paese nell'ultimo secolo, cioè un miracolo antropologico che mi sono prodotto tutto da solo in barba a tutto e a tutti, e di cui resto il solo testimone, quindi per i più un balordo come pochi. La cosa. L'assunzione sarebbe possibile perché non scrivo più libri dal 2002 e non intendo assolutamente riprendere, e perché ho rotto anche il mio contrattino televisivo quasi decennale. Ormai è diventata una stucchevole timbratura di cartellino tra sagome di cartone bidimensionali cui mi ero ficcato in testa di insufflare una qualche profondità e, siccome o diventavo di cartone anch'io o ci lasciavo le penne, finalmente ho gettato la spugna del salvatore a tutti i costi e però ho messo in salvo me. Abbastanza invano, perché ora. Per uno di 61 anni, con una madre morta o 94, aspettare solo la morte può diventare un tedio senza fine. Ma non ho niente, proprio niente da fare in vista qui se non perfezionare la mia invisibilità e, voce politicamente sbiancata e imperfettibile eunuco sociale. Niente desidero fare a parte lanciarmi in questo impegnativo capriccio da aspirante maggiordomo, cominciando con il capriccio di dare fiato e ventura a questa lettera. Anche se è privatissima, sa che non è neppure la prima missiva. Circa un anno fa, positivamente impressionato da un certo odore ricorrente nelle stradine dietro i grandi alberghi di Varsavia Centro, postai un SMS a un sito di diversamente etero in cui le prospettavo la creazione e il lancio di un profumo per donne di entrambi i sessi ispirato e dedicato a una first lady naturale come lei. E non avevo incertezze sul come chiamarlo affinché si rivelasse un trionfo di vendite interplanetario, cominciando dal testaccio, passando per Frascati, su fino a Abano Terme. Eau de Fregnes, numero 1. Le risparmio gli ingredienti base e il retrogusto, predominante forse una nuvoletta di non di troppo sto retro. Non so se lei è ma le è mai capitato di imbattersi in un mio romanzo o in una mia apparizione televisiva. Se ha potuto farsi una qualche larvata idea di me, per quanto clemente o inclemente, se questo non è avvenuto, malgrado abbia decenni di passerella anch'io alle spalle e ancheggiamenti altrettanto sublimi, devo pur fornirle qualche dato sulla mia personalità e carattere, almeno attraverso il come potrei esserle utile.
A lei sembrerà quasi oltraggioso, ma potrei cominciare con l'aiutarla nella scelta delle mise. La vorrei più audace, sì, lei può permetterselo, in ogni senso, per un altro mezzo secolo. Vorrei talvolta più scollature, anche sul di dietro, e meno algida eleganza e più gambe scoperte sopra il ginocchio. Temo che a lungo andare l'imposizione istituzionale le falsifichi la bellezza da schianto, che le ottunda la fe felinità fino al punto di deludere le aspettative dei francesi stessi, che non solo le perdonerebbero più di uno strappo o di una trasparenza al protocollo, ma che se lo aspettano trepidanti e segretamente lo reclamano. Lì hanno avuto la rivoluzione per l'eccellenza e vivranno di rendita incruenta per secoli. Lo charme dell'eletto sostituisce la ghigliottina nei cuori degli elettori. Noi qui invece siamo rimasti fermi alle divergenze parallele convergenti verso un unico altarino della Madonna. Sui nostrani scranni elisi siedono ancora replicanti di Don Abbondio e una processione di ex Sante Maria Goretti non ammazzate in tempo. Helas, e ormai piccole troie di regime irredimibili. Ma torniamo a noi. A noi. E io in me e diamo subito una svelta sbirciatina ai muscoli facciali e a come evitare che il logorio da esposizione mediatica continua trasformi in tic anche la più incantevole delle espressioni spontanee. Nessuno, per esempio, le ha fatto notare che dovrebbe risparmiare i suoi sorrisi, che al terzo consecutivo già rivelano uno sforzo e da quello in poi risultano tirati a lama di coltello, lo stesso che sente girare lei nelle pieghe di una disciplina esasperante? Meglio una lacrima di cipolla in più che un sorriso allo spirito di patata. Emotivamente parlando, vado sul sicuro con lei. Non mi costerebbe molto volerle semplicemente bene e volere il suo bene senza fare troppo l'impiccione. Mi piacciono le sue dichiarazioni politiche, la sua laicità, che spero sia almeno privatamente anticlericale e sanguinaria quanto la mia. Mi piace la scioltezza con cui non rinnega niente e nessun amante del passato. Mi piace la sua educazione e, non ultimo, la sua inappariscente determinazione che fa sì che oggi sia solo la moglie del presidente e domani la presidentessa di suo marito. Perché mica vorrà fermarsi lì, no? E io ce la porterò, fosse pure scavalcando un lutto sinistro. Mi piacciono le donne che non si lasciano sconfiggere. E io, che sono stato blandito da più di un intero partito di maschilisti affinché mi schierassi con laute prebende dalla parte dei coglioni di rispetto, posso sposare la causa di una donna di valore, mai quella di un uomo per quanto di valore, perché non si dà in natura un uomo che io possa sentire superiore e al quale permetterei di sentirsi superiore a me se non per bestialità. Non sono uomo da intrighi, non ho sogni nel cassetto, sono di una normalità psichica e comportamentale ormai insolita, sofisticatamente paesano. Mi fa solo difetto la diplomazia come virtù teologale perché non la prendo tanto per le lunghe e non sono tanto propenso ai ni e ai so. Quando c'è da dire, dico, è morta lì, carneficina inclusa. Dispongo di solidi mezzi economici, almeno tali da superare di molto i bisogni del mio stile di vita. Non ho inclinazione a servire, ma sono troppo lungimirante per non essere leale, per non rendermi utile, per non guardarmi 10 volte quello che costo. Potrei rivedere con lei i suoi discorsi pubblici, compresi quelli di suo marito, se lui crede, ma a mea sponte non mi azzarderei per nessuna ragione a dargli un consiglio non richiesto, mentre con lei non dovrei fare altro. Potrei seguire suo figlio negli studi e nello sport.
Un omosessuale dichiarato e, malgrado l'età, gerontofilo, ancorché in curiosa concitata astinenza, resta ancora l'unica garanzia di moralità pedagogica da maratoneta. Accompagnarla nei suoi viaggi da sola, farle il servo di scena nei concerti e vagliare l'assetto editoriale, copertine, lettering, royalty delle sue incisioni. Anche in caso di ascessi, ovunque siano, organizzarle gli appuntamenti e le visite e le veglie funebri di stato, unica eccezione i funerali, non ci vado neanche morto, mai starò dietro a un prete. Stessa cosa dicasi per ogni funzione religiosa. Niente matrimonio, battesimi o cresime o messe sataniche. E, per coerenza, niente presenza ai conseguenti banchetti e conferimento di medagliette o gagliardetti. Potrei fare sopralluoghi per assicurarmi della sua quiete, specialmente se decidesse di avere un flirt con un emiro dell'Arabia Saudita, senza farlo sapere alla stampa. Ma non sarebbe da lei. Avrebbe un flirt solo ed esclusivamente perché si sappia, almeno il numero di pozzi petroliferi in enfiteusi. Attendere alla sua alimentazione, dieta e salute. Spero che, come me, adori fare colazione al mattino con cavolo lesso, scondito e 150 grammi di salsiccia calabrese di quella bella piccantina che ti dà tutta una serie di strette così tonificanti per l'interno coscia. Tenere in riga le guardie del corpo e a bada il loro spesso pericoloso zelo. Organizzarle ricevimenti. Farle da capo del personale o da maestro di cerimonie. Non sono uno studioso dell'etichetta di corte, sono semplicemente ed esemplarmente elegante io. Ho una tale carisma in questo senso che potrei mangiare con le dita dei piedi e farlo diventare un must per la buona Elisabetta. Potrei, insomma, farle da filtro per le 100 incombenze della sua giornata. Potrei portare a spasso sua madre a ore fisse. Che ci vuole? Palette e scopino, guanto e sacchettino e via per il trocadero. Potrei, ecco, prospettarle un punto di vista diverso e impensato ogni volta e darle una possibilità di scelta che dribli ogni incertezza o che almeno incrementi la consapevolezza del rischio da correre o no. È chiaro che a me non si danno ordini. Con me si discute e si giunge a un accordo. Al minimo atto di soperchieria o di insubordinazione, una volta concertata una strategia, levo i tacchi. Potrei farle da avvocato del diavolo, il che di tutte le mansioni è la più privilegiata da ottenere. Se credibile e fine a se stessa, da un essere umano. Peccato non lo sia mai. E potrei, perché no, procurarle dei servizi antichi di serve da scagliare contro il muro in caso di collera da sbollire e, giusto perché lei, mi chinerei agli a raccoglierle io i cocci. La schiena è volenterosa e la memoria mi assisterà. Al momento, le mie lingue straniere parlate sono un po' fuori gioco per scarso uso e esercizio, ma in poco tempo sono in grado di renderle decenti, anzi ficcanti, e comunque con lei intendo servirmi dell'italiano e soprattutto a occhiate. So tutto di Napoleone e della sindrome del piccoletto. Primo, perché sono stato all'isola di Sant'Elena e secondo, perché me la ritrovo sulle patrie pedane dalla mattina alla sera da 15 anni. Siccome anche a me, quando ancora mi esercitavo a verificare con mano la legge di compensazione, piacevano i traccagnottelli, se mi fossi abbassato a loro con dei trucchi nelle scarpe, tipo portare le ballerine, allorché fossi stato pazzo per il tacco 13, incitando al contempo i miei spasimanti a mettersi loro delle zeppe interne per assurgere a me, mi sarebbero via via piaciuti sempre di meno. Per amore o per carriera non si rinuncia a niente. Meglio l'ostentazione della differenza che la resa ai parametri livellatori del più forte, più debole, più vanesio.
Altrimenti, non crede che se aspira a una parità di visuale andando a braccetto con un gran gallo di marito, farebbe prima riesumare le spoglie di Carletto de Gaulle? Svetti pure più che può lei. Lui si adeguerà, tanto più che ormai è opinione comune che l'affare l'ha fatto lui, quindi il suo vero affare sarà prendere me. Ovviamente posso farle all'occasione da portavoce, da autista, da cuoco, da estetista, manicure, pedicure, ceretta, strappo di peli, da infermiere. Iniezioni, impacchi, clisteri, cure del sonno, crampi, cervicale, massaggi per solleticare l'intestino, palla medica per lo scollamento delle vertebre, sostegno dialettico nella menopausa, malattie dermatologiche, punture di meduse, parassiti del pube, ginnastica da riscaldamento preventivo, stipsi e soprattutto cura della malinconia improvvisa. La si lascia stare così com'è finché non passa da sola. Ho uno spiccato senso dell'organizzazione di una casa come di una caserma e quindi di uno stato e dell'ordine delle cose, della loro gerarchia spazio-temporale. Sono aristocratico e popolano a un tempo e l'unico sentimento che provoco, deferenza e terrore e sufficienza a parte, è l'invidia ammanicata col sospetto, perché nessuno può concepire che uno bravo e diretto come me non possa avere un secondo fine. Già, mi è così faticoso averne uno semplice, che spesso me lo dimentico strada facendo. So tenere un segreto, ma so innanzitutto insegnare come non doverne avere o come sbarazzarsi di quelli ormai più superflui che ingombranti. In questo momento di grave clericalismo degli uomini di sinistra, la cui unica vocazione veracemente anti-Berlusconi è fargli da escort e sistemarsi almeno fino alla fine del secondo ventennio in un secolo, sarei disposta a prendere anche la cittadinanza bulgara, si figuri quella francese. Tanto non accadrà me vivente, malgrado le petizioni a migliaia su Facebook, che il Papa venga spedito baracche e burattini in Groenlandia, per non far mancare agli Inuit quella voce di Dio che a noi ha rotto, sì, i timpani e i coglioni, ma soprattutto le tasche. Siamo troppo poveri per permetterci ancora dei fini superiori. E io so disporre trionfi di fiori. Con la più angelica delle spudoratezze, acconcio calle e rami d'edera e rose e tuberose, come se disponessi il piano di una battaglia su un plastico. Niente fa paura alla mia sapiente e spiccia virilità in costante divenire. È quella ferma e stagnante degli altri maschi che mi inquieta e mi spinge tanto a emarginarmi quanto a emarginarli. È tutto ciò che è considerato effeminato e autodenigratorio, come la gelatina di pollo invece della vaselina, per vincere la resistenza dell'orlo e il ricamo a tamburello preferibile alle ragadi per ritardargli la perduta tiratura, eccita il mio testosterone. Ha presente un esercito di professionisti, compreso un anti-analista buontempone, per fare quattro chiacchiere alla buona e escludendo un lecchino e forse un ruffiano? Lo comprima in una sola persona e avrà me. Con il vantaggio che io non presento sorprese, non sono un traditore, né durante né soprattutto dopo, e mi sento troppo interessante da me per ricorrere a mezzucci o a personalità pubbliche per covare o scrivere trame alle spalle. Per me, per male che le vada, le andrebbe da dea, anche se bisognerà mettere dei paletti. La mia disponibilità è pressoché incondizionata. Non ho amici, non ho amanti, non ho impellenze di alcun tipo, non ho comportamenti devianti, non bevo,
Non faccio alcun uso di droghe o barbiturici o di pastiglie dell'amore. Non gioco d'azzardo. Non vado a puttani né li convoco. Non ho debiti, nemmeno morali. Non ho fantasmi né ambizioni frustrate. Sono completamente staccato dalla mia opera di scrittore. Proprio come un qualsiasi italiano medio che la legga o no. Non rilascio interviste da 10 anni. Perseguo solo la solitudine, pertanto non temo né le folle, né le cene a tre, né i mezzi pubblici, mere varianti della cella di una monaca di clausura, però paziente. Unica pecca, forse imperdonabile, ho la fedina penale immacolata. Malgrado abbia tentato di farmene di ogni, compresa l'offerta di un seggio al Parlamento di Strasburgo. Beh, ben difficilmente potrei essere oggetto di uno scandalo, a parte uno concepito a tavolino da un maligno, quindi anche da me stesso. Ma in questo senso mi sono tolto ogni possibile sfizio in passato. Peggio che vada, la coinvolgerei in opere di bene, solo le più trendy. Mi sono molto divertito a indirizzarle questa lettera. Mi auguro che lei, mia ambita signora, si sia altrettanto divertita a leggerla. Mi prendo in parola. Se mi sento appena appena desiderato, metto le ali. È molto dura per me continuare a far finta di essere il brutto anatrocolo d'Italia, allorché tutto della mia natura e del mio spirito grida il mio essere cigno regale. Sia lei la mia umana chimera. Qui, sui due piedi, non trovo nessuno altrettanto degno di avvalersi dei miei servigi, o così folle da avvalersene. Le costerei più o meno quanto il mio passato fatturato annuo medio, quel mezzo milione di euro circa, che non intendo raggiungere mai e poi mai più solo sulla carta. Ecco perché, se proprio deve essere, lo vorrei al netto delle tasse e delle spese, più un'abitazione adeguata. Nessuna penale per nessuno. Possiamo prenderci e lasciarci in ogni istante. Mi deve solo promettere che non scriverà mai una biografia non autorizzata su di me. Le invio un caro saluto a lei e ai suoi cari e la mia più disarmata simpatia. Post scriptum. Per esempio, ha mai riflettuto sulla tristezza segreta che dilania le persone che sono sempre allegre, che sanno far ridere gli altri a colpo sicuro? Che improvvisano copioni di botta e risposta con diti del pepe più esilarante come se niente fosse? Perché nessuno riesce mai a vedere che solitudine comporta questa capacità di stare poi in compagnia calcolando di ogni discorso il controtempo comico più inaspettato ed elegante? Di questi acrobati della parola e delle espressioni facciali e corporali più vibranti e colte? Nessuno si preoccupa mai di sapere in che limbo di esistenza devono essersi abbozzolati per sparare così a fagiolo un fuoco d'artificio nella psiche altrui, facendola deflagrare in una risata, magari per anni. Di loro diciamo che bel carattere, che tipo spassoso, ma che ne sappiamo noi? E mai ci lasciamo disturbare dal pensiero di essere noi a procurar loro un po' di compagnia, di allegria, di spessore spirituale. Li si crede forti d'animo una volta per tutte e con la risposta adeguata in ogni situazione della vita, e mai ci passerebbe per la testa di chiederci: che posso fare io per rallegrare te? Vede, io sono del parere che nella società non c'è alcuna considerazione per gente come lei e come me. Tutti ci credono invulnerabili e forti e indipendenti e nessuno si arrende all'ipotesi che avremmo bisogno talvolta di un po' di sostegno e tutto ciò solo perché non ci piangiamo addosso né chiediamo niente più che il dovuto grazie al nostro lavoro e alla nostra fierezza. Sapesse come sono stufo di vedere che la società si sente sollecitata a donare comprensione solo a quelli che hanno cose da farsi perdonare, agli assassini e ai ladri, agli sfruttatori, ai drogati e ai pusher e agli alcolizzati e alle mamme abbandonate magari incinte per la quarta volta,
ai tanti che di mestiere fanno i deboli a carico dello Stato, agli ex carcerati e agli invalidi, meglio se tarocchi, ai minimamente diversamente abili purché rompiballe, alle vittime dell'usura anche per andarci in ferie, ai pentiti di ogni genere. Mentre a noi, che certo con il nostro atteggiamento antiquestuante non invochiamo una spalla su cui piangere, viene tolto in solidarietà e comprensione molto, sempre troppo. A nessuno viene mai in mente quanto sacrificio costi essere dei bravi ragazzi e delle brave ragazze, degli studenti lavoratori, della gente che si dà da fare senza aspettarsi alcun sussidio. Dei cittadini retti, dei responsabili indefessi, dei contribuenti virtuosi e tutti a salvare le donne che si sono perdute e nessuno mai che pensi di fare un buffetto di solidarietà a una donna che si è salvata da sé. Se lei un giorno, anche se è tanto più giovane di me, si sentisse vacillare per la troppa stanchezza di dover essere sempre all'altezza della bassezza altrui, almeno per avere ancora l'energia per respingerla, o improvvisamente le crollasse addosso lo stesso senso di vanità del tutto, come è successo a me. La vanità di ogni fatica e di ogni impegno civile e di ogni difesa della dignità umana attraverso la difesa della nostra integrità. Per non parlare della vanità di tutto lo yachting e di ogni dieta che abbiamo fatto e di tutti i souvenir da viaggio che riempiono di polvere le nostre stanze. Vorrei dargli a lei il mio sostegno e la mia abilità nel fare e disfare le valigie, non a altri. Vorrei sposare le sue mete e i suoi spostamenti e inventerei ogni possibile stato di necessità nel perseguire indomiti ogni non nulla e grillo per la testa, curiosi come bambini fino a che morte non ci separi. E nel frattempo ci divertiremo da matti e ce lo saremo meritato. Ho già pensato a tutto, anche alla faccenda degli specchi. Quando, come la contessa di Castiglione, ancora splendida e desiderata più che mai, vulva d'oro del Risorgimento, lei si rannicchierà in una vita claustrale e, crudele, non vorrà mai più far vedere il proprio volto né a sé né a altri. Glieli coprirò io uno per uno, velerò console, specchiette, pettiniere, finestre, il soffitto del boudoir particulier con la mise en abîme per gli attache tiratardi, aspermatici più esigenti, nasconderò gli specchietti di cipria e per le allodole e la posateria sarà tutta in ebano e avorio. Che neppure una lama d'acciaio troppo brillante rifletta la tournure, secondo lei, appesantita di uno zigomo. Ma ogni tanto denuderò uno di quegli specchi ingiustamente ottenebrati perché lei, cogliendosi alla sprovvista, visitata da una sconosciuta, abbia un sussulto, uno spavento, una meraviglia. E resti invidiosa di tanta incontaminata bellezza e si chieda: chi può mai essere quella donna che come me è entrata in casa sua e scopra, suo malgrado, quanto si stia sbagliando nel giudicare il suo passato e presente in mutato splendore? Lei mi sgriderà per quello scherzo da prete e anch'io la sgriderò per farmi fare quella vita da carcerato a causa delle sue fisime assurde. Poi la convincerò a gettare alle ortiche il saio delle rinunce. La adagerò in un bagno di latte e miele a 37 gradi. La vestirò e truccherò come dico io, cioè come se dovesse fare un paio di euro extra sui marciapiedi di Pigalle. E insieme andremo al Marais a farci una scorpacciata di conigli e cozze, magari con i suoi nipotini, e tra un e l'altro butteremo giù il piano per i nuovi sposalizi e le ulteriori annessioni di territorio. Immagino che per allora l'immenso privilegio toccherà all'imperatore della Cina o al Maharaja di tutte le Indie. Le piace il programmino? Previdente, ne spa? Guardi,
che potrebbe spingersi fino all'epitaffio funebre, perché non l'abbandonerei sola al mondo e non scadrei mai nel cattivo gusto di precederla nella fossa. Dei funerali di Stato non è casseggio d'amateur, certo. Ben prima dovremmo escogitare qualcosa per darle un posto immarcescibile nella storia, non inferiore a quello della sua progenitrice elettiva e nostra ispiratrice, l'unica prima di lei assurta a pari rango, l'italianissima Caterina de' Medici, la quale, se tanto mi dà tanto, doveva come lei avere un tocco di carioca nelle vene, data la salsa che metteva ritmando imboscate e massacri. Come lei sa, la Caterina ha fatto un po' di botto con la strage degli Ugonotti ordita nella notte di San Bartolomeo del 1572. Notte che cade il 23 agosto, ma siccome a agosto soffro parecchio l'afa e la puzza di visceri ne è esaltata come neanche alle Hall, che lei è troppo giovane per aver battuto come me, ho pensato che il 10 gennaio cadrebbe a bomba. Lei diventerebbe famosa e benemerita grazie alla notte di Sant'Aldo e a un repulisti che ora le racconto a braccio, con la scusa di rassicurarli che mai e poi mai la civilissima e garantista Francia concederà il nulla osta all'estradizione di simili eroi liberatori, fulgido esempio universale di abnegazione alla causa, e che anzi attribuirà loro degli appannaggi a vita su pergamena col calco di cotanto pube bagnato. Invitiamo a una gran festa a palazzo tutti i confederati fuoriusciti italiani di destra e di sinistra che si sono insigniti di assassinio nei cosiddetti anni di piombo. Non c'era ancora digitale, esistevano ancora le rotative. E che una volta al riparo lì si sono messi a scrivere libri, persino di memorie, quindi tutti, nessuno escluso, e uno per uno, dopo il brindisi di benvenuto, senza nemmeno aspettare il vol-au-vent, li impaliamo e li esponiamo ancora vivi, a braccicanti, tutti intorno la bomboniera di vetro del Louvre, fino al secondo spiazzo delle Tuileries, più o meno dove c'è la statua della Giovanna. Perché pochi non sono, e la scenografia deve dare poi agio alle carcasse di dondolare sulle aste senza prendersi a gomitare. Come ha detto sospirando dalla letizia inaspettata, ah, sì, ho già pronto anche il titolo, a sua maggiore imperitura gloria nei libri di storia, La strage dei negri. Anche se la strage dei Little Tony non è malaccio. Contenta? Come una Pasqua più la sua isola, ha cinguettato? L'avrei giurato. Già, dimenticavo, lei è sposata. Chissà se suo marito è sufficientemente illuminato da non sentirsi oscurato da un simile Richelieu da passeggio. Le complicherei la vita invece di semplificargliela? No, non se ne fa niente. Mi do una notte per rifletterci su. L'indomani, a busta chiusa intestata Palais de l'Élysée 55, Rue de Faubourg Saint-Honoré 75008, Paris, France, para. Mica gliela spedisco. E se mi prende davvero in parola? Adesso che qualcuno dovrebbe lavorare per me, mi metto a sgobbare da capo per conto terze? Ma non vedi che ti viene il fiatone solo a fare 10 gradini di scale? Quella ti fa una piramide d'Egitto su e giù senza darla a vedere e tu che fai, vecchia canfora? Le vai dietro con la bombola ossigeno a reggerle il beauty o la spirale delle eterne vezzose? Però è ingiusto che Madame non possa leggere questa letterina prima che venga trovata tra le mie scartoffie. Un tempistico pensiero d'affetto imprevisto male non fa a nessuno, e da chi si tiene poi a debita distanza ancor di più. Però sì, che peccato. E pensare che avevo già previsto i due antidoti più di classe per ogni vera prima donna, allorché a nulla più sarebbe valsa la chirurgia plastica, nemmeno per impalmare un ferratore di oche della Pomerania. La cicuta oppure un aspide in seno.
Il casto, sua moglie e l'innominabile, già apparso nella nuova edizione di Sentire le donne Bompiani del 2008, ha qui una variante nel nome del fotografo che fa scattare il ricordo della voce narrante. Là era Trombetta, qui è Giacomelli, Senigallia 1925, IVI 2000. Come lo era nell'originale e come è giusto che sia, visto che Mario Giacomelli nel testo è l'ispiratore, anche se solo per i pochi istanti spesi a guardare una sua foto completino. Ardo da spiegare il perché non lo adottai subito. Per farla breve, c'è di mezzo una specie di commissione per un evento commemorativo di poche pagine e mai arrivata a un contratto controfirmato, che poi ho lasciato perdere per dare alla memoria del casto e alle sue segrete schermaglie con l'innominabile tutta la foliazione necessaria fino all'esaurimento della sua e mia voce psichica, nella completezza che richiedeva la sfida psichiatrica di inventare un alter ego, che il Castro scriverebbe alter ego. Ha un ego già alter ego per vocazione, ha il suo stesso ego senza farla apparire ciò che è uno schizofrenico protetto dalla sua carica, un dissociato di potere, un povero Cristo diavolo senza patta propria nella stanza dei bottoni, più altrui che suoi. Già che c'ero, ho rivisto il testo, ma i cambiamenti non sono rilevanti, a parte l'elucubrazione su Aldo Moro, prima messa, poi tolta e qui ripristinata. Tenendo conto che dal 2002-2007 ho mantenuto il patto tra me e me e quindi doppiamente con il mondo di non scrivere più quanto è qui raccolto e anche quanto scritto dal 2002 al 2009 di memorabile, almeno per me, organizzando non solo la costruzione lessicale interna al parlante e non autoriale, ma anche una struttura narrativa con i suoi tempi improrogabili e mai casuali. Di parola, no? Scrivere solo qualcosa e pubblicarlo è per uno scrittore infinitamente meno che non scrivere e non pubblicare niente del tutto. È la testimonianza certificata che il patto non è stato inficiato in alcun modo e che può perpetuarsi sulla stessa scia, spedito e leale come si deve. Quando sei in una fase della vita, non riesci a immaginare quella che la incalzerà. La scalzerà, così come nella passione non contempli il sopraggiungere dell'indifferenza. Ma senza la fase successiva non si apprezza fino in fondo quella precedente. Anche nella vita comune, senza poi letterario, ma in verità questa, più che una fase successiva vera e propria, è il corollario o conseguenza della stessa, iniziale, eterna fase che si ripete ottusamente, senza interruzione, si rigenera tale e quale dalla nascita alla morte per tutti. Scrivere equivale a descrivere nature morte e non esiste passione viva scritta che non sia passione esistenziale spenta. Scrivere significa vivere dalla fine in poi facendo finta che si sia sempre e ancora tra inizio e apice delle cose. Per uno scrittore, poi, ogni fase o è successiva o non è neppure iniziata. Se nel 2002 ho smesso di scrivere è anche perché prima di morire contavo di vivere qualche brutta fase iniziale e basta, come tutti, senza quel senno del poi, durante, ma non è successo. Non basta smettere di scrivere per smettere di essere scrittore. Purtroppo, se tale si è, lo si è sempre. E ogni istante è quello successivo e nessun umano ha mai tenuto il passo con me. Getto la spugna. Tanto varrebbe riprendere a scrivere. Nessuno mi sarà mai sincronico come un foglio di carta bianco davanti. Aldo Busi.